Vi ho intasato i social con i miei video. È arrivato il momento di farne uno completo per vedere tutto quello che ho fatto. Avete messo centinaia di commenti e alla fine abbiamo anche trovato il proprietario originale. Come sapete sono un rider Glovo e per le consegne mi serviva un mezzo valido. E dopo un'attenta analisi ho scelto lui. Questo è il Runner Reveal. Eccomi qua ragazzi, in centro a Padova, con uno scooter nel baule della Vitara. Incredibile. Il venditore mi ha aiutato a caricare lo scooter nella macchina, ma scaricarlo da solo è stata una vera impresa. Iniziati i lavori, questo era il problema. Non si avviava. Smontando il carter, scopro che la cinghia si era rotta, avvolgendosi sul variatore bloccandolo. Risultato, andava sostituito essendo distrutto. Ho comprato subito un variatore nuovo della Malossi e dopo una pulita ho rimontato tutto. Primo tentativo di accensione e lo scooter funziona perfettamente. Ormai che c'ero, alcune plastiche non erano prese bene, allora le ho dato una piccola grattata e poi le ho riverniciate. Come per tutti i mezzi, la mia priorità è quella di fare un upgrade con lampadine a LED. Rimontato lo scooter, era pronto per la prima prova su strada. La marmitta era rovinata e sfiatava e facendo le consegne Glovo non potevo fare tutto questo rumore. Quindi l'ho portata a sabbiare. L'ho riverniciata e ho messo una boccola nuova. Così lo scooter non faceva più rumore. Finalmente ero pronto. Ho fatto l'assicurazione e sono andato a fare la revisione. Ma mi sono accorto che non funzionava il contachilometri. Quindi con altri 60 euro ho ordinato il ricambio e con un po' di lavoro ho sostituito il pezzo rotto. Ora è perfettamente funzionante. Così posso vedere la velocità e calcolare il consumo di benzina. Poi è arrivato il giorno, la modifica che avete odiato di più, ma era necessario, mi serviva il parabrezza. Da lì non mi sono più fermato, ho aggiunto i paramani, ho cambiato gli specchietti, ho montato un portatelefono e un caricatore per mantenere carico il telefono durante le sessioni di consegna. Ovviamente non potevo non cambiare il portatarga con uno in alluminio e montare le frecce a LED dinamiche. Ho cambiato anche le cose più inutili, come i tappi delle valvole e le viti rosse. La pazzia più totale è stata comprare un portachiavi marchiato Gilera. Una cosa utilissima è stato l'organizer per il sottosella, così da non far girare le cose nel sottosella col rischio di romperle. Di recente ho anche cambiato gli ammortizzatori con dei nuovi migliori. Per vedere nel dettaglio tutte le modifiche trovi gli short e i video sul mio canale Instagram e profilo TikTok. Non è finita qui, le modifiche continueranno e la sparo grossa a 1000 like stravolgerò l'estetica di questo scooter. Saluti!